Buon pomeriggio e bentrovati dal TGR Marche. Come avete sentito, è arrivata in anticipo, intorno alle 11, nel porto di Ancona la Geo Barents, la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere. A bordo 48 naufraghi, 9 i minori, salvati nei giorni scorsi al largo della Libia. Come previsto, ha attraccato alla banchina 22. Ma ora, per tutti gli aggiornamenti, ci colleghiamo con Yuri Bogonia, che si trova sul posto. Sì, buongiorno, sono in corso le operazioni di sbarco dalla Geo Barents delle 48 persone che si trovano a bordo. Dalla passerella alle mie spalle scendono a gruppi di piccole persone per essere poi visitate, identificate proprio qua sulla banchina 22. La nave ha attraccato poco dopo le 11, ci è voluto un po' di tempo naturalmente prima che iniziassero le operazioni di sbarco delle persone, prima che toccassero terra dopo questi giorni di viaggio. Erano stati salvati 4 giorni fa nel canale di Sicilia al largo della Libia, gli è stato assegnato Ancona come porto sicuro in cui approdare. Una notizia: a bordo non sono stati riscontrati casi di Covid, adesso procedono naturalmente le operazioni sanitarie e di identificazione. Poi i 48 a bordo, 39 maggiorenni, 9 invece i minorenni, saranno distribuiti nei centri di accoglienza delle Marche. I maggiorenni, invece i minorenni, 7 nelle Marche, 2 in Abruzzo. E dalla Geo Barents è sceso proprio pochi minuti fa Juan Matias Gil, il capo missione di Medici Senza Frontiere a bordo della Geo Barents. La prima cosa che ti chiediamo è come stanno le persone che avete salvato al largo della Libia. Per fortuna salute fisica bene, persone stabili, non abbiamo avuto emergenze, quindi la situazione è stata sotto controllo tutto il tempo. Voi l'avete salvata al largo della Libia, poi avete affrontato questo viaggio, è la seconda volta per voi, già a gennaio vi era stato assegnato Ancona come porto di approdo. Dal vostro punto di vista, quanto potrà durare questa assegnazione di porti lontani dalla zona di operazione? Speriamo che ci siano decisioni ragionevoli, no? E non farci navigare 4-5 giorni, 1500 km per sbarcare a una quarantina di persone. Sicuramente il prezzo più alto è l'ausenza nostra di questo tipo di barche in mare per 10-12 giorni, 2 settimane, che come abbiamo visto 2 giorni fa ci sono strage dove muoiono le persone, stiamo parlando 2 giorni fa una settantina di persone. Questo è il costo di queste politiche. Grazie Juan Matias Gil, capo missione a bordo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere. E la banchina 22, la banchina su cui ci troviamo, l'abbiamo ricordato poco fa, è stata già teatro dell'approdo di 2 navi umanitarie a gennaio, sta diventando un po' un punto di approdo di più volte utilizzato. Con Matteo Tacconi allora andiamo a vedere le operazioni di preparazione, quello che è successo questa mattina. E poi la linea torna allo studio. L'ingresso nel porto pochi minuti dopo le 11, in anticipo su quanto previsto. Stavolta niente mare mosso. La bandiera gialla issata, assenza di epidemie a bordo nel codice marittimo. Viene calata la passerella, sulla nave sale la sanità di frontiera per le prime visite. A terra la Croce Rossa in appoggio. Abbiamo 2 ambulanze che sono a disposizione se ci dovessero essere evenienze e abbiamo un'area che è proprio dedicata all'aiuto delle persone. Forniremo coperte, forniremo scarpe laddove necessario e siamo qui. Tanti i corpi mobilitati, ma il via vai sulla banchina 22 è normalmente riservata alle rinfuse. Si accende solo a un'ora dall'arrivo della Geo Barents. Non c'è la concitazione degli sbarchi di gennaio. La macchina dell'accoglienza organizzata dal prefetto ha superato quel banco di prova e si è perfezionata in questo. La novità è il gazebo dedicato per i minori, in fondo alla banchina. È stata una richiesta della prefettura dove si sono resi conto che magari anziché intervistarli dentro il tendone dove erano tutti insieme, insomma, un po' più di tranquillità, un po' più di privacy era meglio. I gazebo montati e smontati, è andata così a gennaio, andrà così anche con questo sbarco. Questa è una banchina che lavora, il materiale è a rischio che si danneggi e quindi una volta danneggiato non c'è né per un eventuale sbarco né per un'eventuale emergenza. Accanto alla banchina 22 intanto non si arrestano le operazioni di carico e scarico di merci.